Buon pomeriggio e bentrovati a Caserta Sera Stadio, lo spazio dedicato al dopopartita. Decima giornata di campionato, Stadio Spinelli ad Alife, per Alife Treppini Matese. Ma diamo spazio alla sigla, ci vediamo subito dopo. Bentornati in nostra compagnia. Ci occuperemo oggi del derby. Sì, il derby che per tradizione è la gara dei tifosi. Una regola che vale anche e soprattutto per la gara che oggi è al centro della nostra puntata, Alife Treppini Matese, terminata con 2-1 per l'Alife, grazie alle reti di Riccio al 31esimo per il Treppini Matese e di Dimuccio al 50esimo e di Ameo al 69esimo per l'Alife. Squadre queste che però non sembrano ancora aver dato in questo campionato il meglio di sé, una situazione che non passa inosservato agli occhi dei tifosi. Ascoltiamo insieme il perché. È stata una bella partita, i ragazzi hanno messo cuore e volontà e hanno raggiunto il risultato. Questo dimostra che se si vuole fare un po' di sport ad Alife ci sono ancora i margini ed è un messaggio che va anche all'amministrazione comunale, che pare che abbia intenzione di chiudere il campo sportivo per non sostenere le spese della gestione del campo stesso. Ritornando alla partita, come dicevo, i ragazzi hanno dimostrato cuore, hanno ribaltato il risultato che era sfavorevole per un errore tecnico della difesa. E meglio di così non poteva andare. Non sono mancate innumerevoli emozioni durante i 90 minuti allo Spinelli di Alife. Per i due tecnici, Pacilio per l'Alife e Geloso per il Treppini Matese, questa è stata una gara, una sfida di tipo scacchistico, mosse e contromosse, che alla resa dei conti hanno regalato loro queste riflessioni raccolte per noi al microfono della nostra inviata Valentina Monte. Mister, da ex del Treppini, sensazioni a caldo sulla partita? Equilibrata, in queste partite puoi fare tutte le proprie tattiche che puoi, però la voglia è che ha meno paura che c'è. Nel primo tempo era un po' di timore, nel secondo tempo i ragazzi hanno capito che avevano 45 minuti per cambiare la storia della partita e ci è andata bene. Poi sono gli episodi che il secondo tempo sono a fuori nostro, nel primo tempo siamo fatti gol noi perché un tre volte non abbiamo preso. Mi spiace per ogni settimana il nostro collega per il Treppini, perché l'anno scorso avevamo un sogno che purtroppo non si è coronato, però Pirimonte merita almeno la D per tutto il contesto che è intorno. Su cosa deve continuare la Life per proseguire con questa linea? La Life deve capire che se gioca tutte le partite con la voglia e con l'impegno che ci mette il secondo tempo, senza pensare di essere fenomeni o chissà chi, e avendo rispetto dei avversari ma non paura, sa può giocare con tutti. Se non ci mettono questo, pensano di poter fare giocate che non sono oggi nelle nostre corde, vedremo con tutti. Mister, settimana prossima match col Frentania. Sì, quello è uno dei campi difficili, ho anche l'anno scorso, due anni fa in promozione, vincevano tutte in casa, una squadra che fa punto in casa, questa pure ci ha giocato il Benafra, ha sofferto anche se ha vinto dal 90esimo, una partita dura, però queste sono le partite che a noi ci devono far salvare, il nostro obiettivo è quello. Se andiamo lì pensando che dopo il Treppini siamo fenomeni, perderemo il Frentania. E adesso passiamo la parola a mister Geloso del Treppini. Mister, come dicevo poc'anzi a mister Pacilio, sensazioni sulla partita? Come ho detto prima di questo derby, i derby sono derby, non hanno classifica, si giocano e i derby si dice si vengono. Noi purtroppo abbiamo perso, non abbiamo creduto in quello che abbiamo fatto, il risultato 1-0, o l'hanno creduto fino all'ultimo e il risultato è, ecco, calcio è questo. Infatti nel primo tempo abbiamo assistito a un Treppini più incisivo in attacco, nel secondo tempo invece i gol poi di Muccio e Iameo hanno poi sancito la vittoria della Liga. Sì, vabbè, purtroppo quando sai che devi prendere un risultato cerchi di prenderlo, però quando ci stai abbiamo un grosso difetto di la paura, subito un po' di, non lo so, la paura o qualcosa che, ecco, succede quello che succede. Capita quello che capita purtroppo in ogni partita. Noi, ecco, abbiamo concesso, diciamo, i pimenti agli avversari e ci hanno fatto male. Ed ecco, questa è la partita. Settimana prossima partita col Termoli in casa. Abbiamo un'altra grossa partita e quindi ogni partita è una storia a sé, sperando che
riusciamo a uscirne fuori da questo tunnel di risultati un po' così. Ci vuole una vittoria per stare un po' più tranquilli. Bene, la nostra trasmissione termina qui. Vi ringraziamo tutti e vi aspettiamo alla prossima. Sigla.